Noi naturalmente proseguiamo le indagini, no? In queste more fra il processo contro Facciani e il giudizio che dovrà fare la Corte d'Appello, e raccogliamo degli elementi relativi non solo al Facciani, ma relativi anche a Lotti, che confesserà, e a Vanni. Lotti era una persona molto, molto riservata, una persona appunto che con una preparazione culturale molto, molto bassa, direi quasi primordiale, insomma, una persona che aveva sempre nella sua vita lavorato, lavorato molto, lavorato, ha fatto lavori molto umili, e una persona, mi ricordo, molto, molto sola, una persona che era sempre stata molto sola, legata a pochi amici, quali quelli famosi compagni merende, Vanni e Facciani, e una persona molto introversa. In paese era un po' considerato il, scusate il termine, il tonto del paese, appunto, perché però direi aveva un'intelligenza un po'. Comunque sia ben radicata, una sua intelligenza, perché insomma anche con gli inquirenti ha un pochino a volte giocato di anticipo, andando, specialmente all'inizio, a dire ciò che sapeva soltanto quando si accorgeva che in effetti gli inquirenti già c'erano arrivati a quel punto, perché altrimenti di sua spontanea volontà non si è mai esposto più di tanto, quindi un po' di calcoli sapeva fare anche nel suo cervello, che era effettivamente forse non molto allenato appunto a ragionamenti difficili. Mario Vanni, detto Torsolo, non ha mai ammesso alcuna responsabilità ed è stato condannato all'ergastolo per 4 degli 8 duplici omicidi. È morto il 13 aprile 2009. Era malato da tempo. Giancarlo Lotti, detto Katanga, ha confessato di aver partecipato ad alcuni degli omicidi del mostro. Condannato a 26 anni di reclusione. È morto nell'aprile del 2002 a causa di un cancro al fegato. Nel senso, era più da parte sua un'autodifesa, nel senso, io so certe cose, se mi rendo conto che gli inquirenti le conoscono, sono venuti a conoscenza anche loro di queste cose, allora le ammetto, le dico. Se invece vedo appunto che vogliono da me scalzare una verità che ancora non hanno, allora mi metto nelle sue difensive e mi rigo dei muri davanti a me e dico non mi ricordo niente. Ecco, quindi era un po' un'autodifesa la sua ben radicata. Quando mi ha detto, io più volte ho cercato anche di scalzarlo dal punto di vista di quello che stava dicendo, per capire se era veramente ciò che aveva visto, aveva fatto, sapeva per certo, e mi ha sempre risposto in modo molto, molto evidente, in modo molto, molto deciso, purtroppo c'è avvocato, io quello che è lo dico, è questo quello che ho visto, è questo quello che ho fatto, è questo. Quando poi andai, dopo che terminò il processo, appunto lui fu messo in carcere a Monza, andai a trovarlo anche a Monza e anche lì cercai di scalzarlo, facendo capire che probabilmente se i fatti non erano così come lui aveva raccontato, come aveva detto di aver visto, di aver vissuto, poteva anche cambiare versione, poteva anche dire la verità una volta per tutte, se quella non era quella reale, ma anche in quell'occasione lui fu molto deciso, pur diciamo afflitto da dolori fisici, poteva un problema, un piede che gli fu tagliato, altre piccole cose, continuava sempre a dire no, questa è la verità, io non devo cambiare niente. Lui andò, dunque, lui in carcere non c'è mai stato prima, in fase preliminare. Lui è stato appunto poi arrestato quando dopo la Cassazione, dopo la sentenza fu definitiva. Morì poco dopo, fra l'altro, se posso
in circostanze anche poco per me poco chiare, perché in effetti appunto io seppi della sua malattia così grave, lo stato così grave, praticamente 2 giorni prima che morisse, altrimenti potevo anche andare a trovarlo precedentemente, potevo parlare con lui in quel frangente, e forse capire ancora meglio se aveva qualcosa in più da dire, però in realtà non fece più a tempo di vederlo vivo. No, è forte, la Diocesi di primo grado di Firenze, sezione Sinonga, dichiara, danno in mano il colpevole di tutti i reati a lui iscritti, Lotti Giancarlo, colpevole dei reati a lui iscritti, esclusi quelli di cui chiave B, D, F, L e Q. Ma arrivano alla pena dell'ergastolo con il servente giorno per anno 1. E Lotti Giancarlo alla pena di anni 30 di diffusione. Dichiara vanno interdetto il perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente.